taglia 38 modella, taglia 40 velina, taglia 42 star, taglia 44 normale, visto che la indossano il 38% delle donne italiane. Quest'anno a Miss Italia c'è l'ingresso ufficiale della taglia 44. Diamo il benvenuto alle rotondità nel regno della bellezza. Stiamo tornando a forme più morbide? Monica Bellucci, icona per eccellenza della bellezza mediterranea, confessa di non essere mai entrata nella taglia 40 e le forme sinuose dei simboli seduttivi del Made in Italy continuano ad incantare il mondo. Modelli in linea con gli stereotipi femminili storici, in contrasto con gli input imposti dalle passerelle del fashion style, dove sfilano giovani filiformi. In controtendenza ai diktat del mondo della moda, Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, per la prossima edizione del concorso ha deciso di aprire le porte alle aspiranti Miss taglia 44. Il mondo della moda propone ragazze che devono annullarsi dentro l'abito e valorizzare l'abito. Noi vogliamo donne che interpretino il loro modo di essere, il loro stile. L'abito è un accessorio in più. Se vogliamo parlare di apparire o essere, la donna deve essere. Poi quando vuole apparire, se lo decide, lo deve fare però traducendo quella che è la sua personalità. E di personalità ne ha da vendere Giulia Nicole Magro, seconda classificata all'edizione Miss Italia 2010, 1,80 m di altezza, 57 kg e un piccolo dettaglio contestato da un'agenzia di modelle. Mi hanno detto: guarda, hai 92 nei fianchi, sarebbe meglio avere un 89, massimo 90, perché comunque sarebbe il top. E io gli ho detto: insomma, adesso ci penso, perché comunque adesso andando a scuola eccetera non posso andare tutti i giorni in palestra e neanche stare attenta a tutto ciò che mangio. E nel mondo della moda, la sua grande passione, nonostante le prime difficoltà, Giulia Nicole è riuscita ad entrare lo stesso. Nella moda ci sono le taglie purtroppo limite e dalla ragazza che deve essere per prima a rendersi conto di qual è il limite e di dire: no, io sono fatta così, più magra sto male, quindi stare in salute. Una rivincita la scelta della Mirigliani anche per Benedetta Mazza, quinta classificata all'edizione 2008, allora ripresa dalla giuria per qualche chilo di troppo. Aver dimostrato che una ragazza come me, che ha la 44, ha la possibilità non solo di arrivare quinta Miss Italia, ma di lavorare in televisione, insomma, è una grande soddisfazione e orgoglio per me. All right. Penso poi che la bellezza non si esprima con la magrezza. Una Lauren, una Marilyn Monroe, una Brigitte Bardot, tutte donne bellissime che al massimo del loro fascino non mi risulta fossero state proprio filiforme. Esempi intramontabili che ancora oggi influenzano lo status ideale di bellezza. Il 35% oggi delle donne italiane è sopra la taglia 46, quindi una realtà molto importante. Anche all'estero, Stati Uniti, Nord Europa, diversi paesi, vediamo oggi attrici, celebrity molto importanti che portano avanti questo messaggio delle curve, molto fiere delle loro rotondità. Una realtà che ha però portato il settore moda ad escludere dal calendario ufficiale delle sfilate un'azienda che promuove un'immagine di donna ben preciso. L'importante secondo noi sono il rispetto delle proporzioni del corpo e della salute prima di tutto. Le modelle troppo magre, se è un evento naturale, ben venga, ma quando sono ricercate tramite dei sacrifici esagerati è un messaggio sbagliato a livello sociale. Incoerenze e messaggi quindi che impongono un'immagine di donna anticrisi, solare e serena, che continui a valorizzare i canoni seduttivi più tradizionali.